Ed eccomi qui, infatti, a rovinare una così bella puntata, esatto, con la mia stupida rubrica, gli oggetti della settimana. Ovviamente il primo non può non essere questa mascherina, perché il coronavirus, il temibile virus cinese di Wuhan, è ovviamente la notizia della settimana, specie in Cina, dove i morti sono già decine. Purtroppo in questo momento sono 51 milioni le persone isolate e in quarantena, e per giunta oggi in Cina è pure Capodanno, quindi festa rovinata, hanno dovuto annullare tutti i festeggiamenti e quindi quest'anno in Cina restano al 2019, non passano al 2020. Ovviamente la paura è in tutto il mondo per questo virus, anche qui in Italia, ma gli esperti rassicurano, hanno detto tranquilli, è un virus cinese, quindi non dura, si rompe subito e comunque non è pericoloso. Avete mai visto il funerale di un cinese? Fatto è comunque che qui ci sono degli ipocondriaci sicuramente che ci stanno seguendo. Quindi, quali sono i sintomi del virus cinese? Sì. Febbre, tosse, complicazioni respiratorie, violenti scontri contro i manifestanti a Hong Kong, censura sul web e violazione dei diritti umani. Tenga, se la metta per precauzione, non si sa mai. Altro oggetto di questa settimana è questo paio di slip bianchi da uomo. Perché? Perché in questi giorni sono stati assolti i cosiddetti furbetti del cartellino del comune di Sanremo, di cui qui vediamo ritratto un vigile urbano che timbrava il cartellino in mutande per poi tornarsene a letto. Ecco, anche il vigile è stato assolto, per il giudice infatti il fatto non sussiste, in quanto il vigile comunque si cambiava le mutande tutti i giorni. Quindi ora il vigile, è vero, ora il vigile potrebbe essere reintegrato al suo posto al comune, oppure andare ospite al festival di Sanremo al posto della Bellucci, a patto che si metta un paio di boxer neri. Prego, grazie per avermeli prestati, ora se le può rimettere. Altro oggetto di questa settimana è l'Eternit. Respirate a pieni polmoni, l'Eternit, perché proprio ieri i giudici di Novara hanno rinviato a giudizio il manager svizzero che sarebbe responsabile della morte di 392 persone a casa al Monferrato. Manager svizzero che in un'intervista avrebbe anche dichiarato che odia gli italiani, dichiarazione perfettamente coerente con le sue azioni, visto che ne avrebbe ammazzati 392. Sempre in questa intervista il manager svizzero avrebbe anche dichiarato che lui le carceri italiane non le vuole vedere dal di dentro. Beh, vogliamo rassicurare il manager svizzero che le carceri italiane hanno tanti difetti, ma almeno non sono fatte in Eternit. Tengo questo lo grattugio sulla pasta, che comunque sono fibre. Oh, e poi altra notizia della settimana è quel cittadino americano non udente che ha denunciato il sito per adulti Pornhub, in quanto i video porno non sono sottotitolati. Evidentemente uno di quelli che guarda i porno per la trama. Ora, io in effetti i video di Pornhub li conosco molto bene, li ho visti tutti, e devo ammettere che nei porno è molto difficile leggere il labiale. Quindi propongo come oggetto della settimana questa tastiera per il computer per sottotitolare i video porno. Infatti la riconoscete perché ha i tasti della A e della O scancellati, in quanto a forza di sottotitolare inevitabilmente si usurano. Comunque vorrei anche far notare che, al contrario di Pornhub, la RAI sottotitola tutti i video porno sulla pagina 69, 69, 69 del televideo. E inoltre vorrei far anche notare che anche i non vedenti si sono lamentati con Pornhub, in quanto dall'audio non si capisce se sono video porno o partite di tennis femminile. Tenga, sottotitoli le sciocchezze che dico. E per concludere questo mio intervento, questa settimana dei ricercatori inglesi, grazie all'uso della radiografia, una stampante 3D e una laringe elettronica, di cui come sentite faccio uso anch'io, ebbene questi ricercatori inglesi sono riusciti a ricostruire la voce di una mummia egizia di 3000 anni fa. E io oggi, in esclusiva per le parole, sono in grado di farvi sentire quella voce. Allora ascoltiamo che cosa diceva 3000 anni fa una mummia egizia. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Come avete sentito, siamo in grado di far parlare una mummia egizia di 3000 anni fa, ma ancora niente sul caso Regeni.